Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Primo appuntamento dell'ultima settimana di Zona Mister News. Il campionato volge al termine venerdì prossimo. La Salernitana calerà il sipario sullo stadio Arechi, uno stadio Arechi che rischia di preannunciarsi ancora più con vuoto, ancora più con grosse defezioni sugli spalti. Campionato passato agli archivi oramai da già 2 settimane, con l'aritmetica salvezza ottenuta contro l'Entella, nel successo contro l'Entella che è costato la panchina ad Alfredo Aglietti. Salernitana che è stata impegnata, sconfitta di misura a Foggia, allo Zaccheria, ad opera di un salernitano, Fabio Mazzeo, 18° gol. Salernitana che dopo un primo tempo di sofferenza è stata capace di rialzare la testa, non è riuscita ad agguantare un pareggio che probabilmente, anzi sicuramente, avrebbe meritato, se non altro per anche alcune decisioni arbitrali che hanno lasciato perplessi, a dir poco, gli spettatori presenti allo Zaccheria e non solo. Chiaro che sarebbe stato un punto meritato, ma un punto che poteva fare più che altro morale. La classifica ha poco da dire la Salernitana, ha poco da dire anche il Foggia, ha tanto da dire il Palermo, prossimo avversario dei Granata all'Arechi. Che cosa ha da dire la Salernitana? La Salernitana ha da dire tanto sul piano del futuro, sul piano della prospettiva, sul piano della programmazione, sul piano di quello che sarà il campionato prossimo, quello del centenario. E c'è da dire che il management pare stia già gettando le basi. Intanto ieri la classica ultima cena in casa Granata, i giocatori, lo staff tecnico si sono incontrati in un noto ristorante cittadino, al ristorante Morsi, proprio alle porte del cuore della City, per cementare, forse anche per salutarsi in vista naturalmente poi del prossimo impegno. Oggi una sgambata contro la formazione del centro storico, qualche novità, qualche defezione. Rosina non si è allenato, ma credo che il dato tecnico conti o interessi molto molto relativamente o marginalmente. Anche per questo abbiamo voluto stasera ospite in studio direttore sportivo Vito Giordano, che ringraziamo per la cortese presenza e esperienza e puntualità. Vito, buonasera. E amicizia prima di tutto. Buonasera, Grazie, Vito. buonasera. Preferisco che mi chiami Talent Scout. Sto facendo questo avventure con delle società e con dei procuratori importanti. Vorrei Meglio che ancora, da Talent Scout, sì. come giudichi il campionato adesso, insomma, punto più, punto meno, i 51 punti della Salernitana e soprattutto, in relazione alla mia premessa, che cosa ritieni sia doveroso fare per la prossima stagione? Ma doveroso sarebbe riportare altre volte i tifosi, perché si è perduto quell'entusiasmo, quella voglia e la dimostrazione che, come hai detto tu prima, che sono pochi spettatori alla fine, perché c'è da recriminare molto, perché è un campionato che ho detto anche in altre occasioni, che è livellato in basso, la dice la lunga, perché è formazione di grande calibro, e non dobbiamo fare noi i paragoni con le altre squadre, il Pescara, quella, perché noi abbiamo una cultura, una storia, ma una passione forte dei tifosi che può dare sicuramente il dodicesimo l'uomo. Lo Tito se l'ha capito nell'ultima esibizione a Salerno, è andato sotto i tifosi per farsi perdonare, per contrattare qualche, come Beh, non ha dire, una sortito proprio gli effetti. eh? Non ha No, non ha sortito. sortito, perché vogliono i fatti, perché le chiacchiere non vanno più al vento. Salerno è una città che merita quello che merita. Nello stato attuale del calcio italiano, che siamo ridicoli, ma non, da dire poco, ma non conta niente, lo stato federale, perché vediamo tanti soggetti che sono ancora all'onda del calcio, in quanto sono stati acquisiti già fattori importanti, e fanno i direttori sportivi, quelli che purtroppo sono stati. Oggi è malato il calcio, diciamo, generalmente, perché ci sono tanti stranieri in Italia. Io penso che la Salernitana, ritornando alla nostra Salernitana, c'è da recriminare, perché la squadra sulla base aveva un'ossatura importante per arrivare ai playoff, non vincere il campionato, ma nei playoff. E allora c'è da recriminare e c'è da essere attenti, perché la gente è svuotata, ha paura di ripetere le cose, perché vanno gente al campo, vanno entusiasta, vogliono vedere una squadra che possa anche non essere all'altezza di vincere un campionato, ma dare tutto e avere anche perché la gente non è stupida a Salerno, di calcio si mastica da tanti anni. Che cosa è mancato? Mi pare che sei stato chiarissimo come sempre, Vito. Che cosa è mancato, se ritieni che questo roster avrebbe comunque,
sulla carta potuto ambire ai playoff, che cosa è mancato per non esserci riusciti e soprattutto che cosa serve per l'anno prossimo? Che cosa io quello che ho visto quest'anno, siamo partiti con l'allenatore che poi hanno esonerato. Bollini. Secondo me si salvava anche con Bollini. Hanno preso con Antonio e hanno garantito una immagine diversa, perché è un mestierante, uno che ha fatto calcio a grandi livelli, però purtroppo nella vita non sono solo gli allenatori che possono cambiare le strategie oppure i meccanismi, perché ci vuole da lavorare. Con Antonio nell'ultima parte è stato bravo a recuperare la categoria, perché non era facile recuperare alcuni giocatori, in particolare Rosina, che io ritengo un buon giocatore, l'ho sempre sostenuto, con la tecnica individuale che ha, Rosina può giocare sempre al posto suo, nel 4-3-1, no esterno alto, esterno sinistro di 4-3 come giocava prima. Io dico che ognuno ha la sua idea, io penso siano mancati i veri correttivi a dicembre. A gennaio, i veri correttivi, che noi stavamo a Milano, e voi aspettavate anche in ansia di dare qualche testato di fiducia nei confronti della città. Qualche notizia che non abbiamo potuto importante, dare. Sono rimasto. Io penso che il mercato poi non si fa nelle 5-6 ore, ma non do neanche la colpa allo staff tecnico, manageriale, Fabiani e i suoi collaboratori. Non do la colpa, perché si riesce a vendere, è difficile, si tende a prendere, è difficile perché nelle correzioni autunnali diventa difficile perché i calciatori bravi vengono pagati. Però c'era da fare un buon lavoro e prendere qualche giocatore che poteva fare la differenza, perché sono stati presi attaccanti di certo nome, Merchiori, nel Carpi, Puskas, ecco, me lo dici, stavo dicendo io. Allora, questa la gente l'ha capito, Lotito non può scherzare più, perché non facciamo il fatto di dire non possiamo andare a Serie A perché si trovano le scamotage. Dobbiamo fare la squadra da Salerno che possa, come dire, competere con le altre squadre che stanno lì sopra, perché vedere alcune squadre, vedere poi giocatori nostri che sono andati via e hanno dato contributo, cioè giocatori come Nell'Entella, Alfredo Donnarumma, cioè io non lo davo mai, ma per tutto il rispetto dell'allenatore, un giocatore che ha fatto sempre gol, un giocatore che però Donnarumma è andato all'Empoli, non all'Entella. Scusa all'Empoli. Allora che cosa dobbiamo fare? Se si comincia a dire dobbiamo vendere questo qui, dobbiamo dare questo alla Juve, dobbiamo dare questo al Milan, no, deve rimanere un'ossatura. Io penso che ha l'idea chiara anche l'allenatore, se rimane, si è confermato, perché c'è un altro anno, penso che lui in questo momento ha la possibilità di avere una squadra. E secondo te hai le idee chiare anche Lotito? Ma Lotito, te l'ho detto, se vuole riconquistare la piazza di Salerno, che non diciamo sempre che dobbiamo ringraziarlo perché ci ha presi o non ci ha presi, Salerno in Serie D lo vinceva tutti, lo vincevamo io, anche te se facevamo l'interregionale, in G2 beh, bastava mettere, perché con una tifoseria di questo calibro ti dà il dodicesimo uomo in campo, una città può stare un anno in più. L'esempio è il Parma. Vito, scusami, il dodicesimo uomo in campo è una cosa acclarata. Acclarata, sì. Probabilmente servono gli 11 in campo. Che l'ha dimostrato di qualità, il Parma. Allora, la valenza regionale, certo, sta lottando per la Serie A. Almeno in parte la società si è comportata benissimo. E non possono dire nulla. La domanda che ti faccio all'operatore di mercato, prima di lanciare il servizio, sì. Fossi tu al posto di Fabiani, poi il portafoglio è di Lotito, su chi spingeresti? Chi suggeriresti, chi presseresti per portare a Salerno? 2, 3, 5, 10, 20 giocatori. Vabbè, ma questo lo sanno loro, non è che lo hanno. Allora, diciamo i ruoli, Vito. I ruoli, se i portieri vanno via perché io mi sembra sono in prestito, sì. Ci vuole il portiere di categoria e penso che lo vuole l'allenatore, perché sa che questa categoria, il portiere è fondamentale. Hanno recuperato Bernardini, benissimo, Schiavi se sta bene, è un ottimo calciatore, Pucino è un buon giocatore, si deve vedere come vuole giocare, se vuole giocare a 3, se vuole giocare a 4, servono due centrocampisti, scusa. Con gli attributi. Ti faccio un esempio, se non prendino un giocatore centrale che dette i tempi alla vecchia guardia di Breda, che faceva oltre il centrocampista, il metodista, quello che dettava i tempi, ma faceva anche il libero davanti alla difesa. Faceva legna e qualità. E qualità, bravo. È un attaccante da 15 gol. La spina dorsale della squadra. Vediamo il servizio che anche abbiamo... i giorni sono importanti. Certo, anche assolutamente. Vediamo il servizio che abbiamo preparato stamattina, anche perché, a proposito di centrocampista, sull'asse Salerno-Benevento pare che si stia lavorando e tanto. Del Pinto, ma non solo. Tuia, che pare abbia già fatto le valigie.
e sull'asse Salerno-Benevento c'è anche un asse sotterraneo che porta a un mercato di agenti e procuratori che hanno sotto tutela alcuni giocatori che possono fare gli interessi della Salernitana, possono interessare alla Salernitana. Vediamo il servizio. Chissà quanti giocatori che ieri hanno preso parte alla cena di fine stagione rimarranno alla Salernitana anche l'anno prossimo, quello del centenario, in attesa di brindare, si spera, all'evento del secolo per i colori granata. Tu e compagni hanno brindato e desinato ieri intorno a un tavolo per i saluti di fine anno. I granata hanno apprezzato le pietanze e le portate preparate dalla sapienti mani dello chef Pietro Rispoli del ristorante Morse in pieno centro cittadino. Alla serata inizialmente programmata per la settimana scorsa e poi slittata ieri sera, hanno preso parte giocatori, staff tecnico e dirigenziale. A capotavola Stefano Colantuono, il tecnico, con il suo staff e anche con lo staff dirigenziale. Negli altri tavoli l'intera rosa al gran completo, il tutto condito da un menù di prelibatezze del territorio. Dopo il dolce, il brindisi, giusto un flut di bollicine, perché comunque venerdì c'è una partita, quella con il Palermo allo stadio Arechi, l'ultima della stagione prima del congedo, l'ultima prima di pensare alle vacanze, ma soprattutto al futuro. Il campo ha parlato, lasciando in dote una fotografia nitida e precisa dei pregi e dei difetti della rosa allestita da Fabiani. Centrocampo ed attacco dovranno necessariamente rifarsi il look. In primis il bomber. Alla Salernitana piacciono la mantia e Montalto su tutti. Quest'ultimo è un pallino del DS Fabiani. Montalto, 20 gol quest'anno con le Fere, è stato già a Salerno, portato all'ombra della Rechi qualche anno fa dall'allora direttore sportivo Nicola Salerno. Il siciliano è sotto contratto con la Ternana fino al 2019, ma la retrocessione in terza serie della società rossoverde potrebbe agevolare la sua partenza anticipata. La Salernitana si sta muovendo anche se la concorrenza non manca, anzi, basti pensare che a gennaio il Crotone aveva fatto un'offerta di 700.000 euro al club umbro per il costo del cartellino di Adriano Montalto. L'impressione è che dietro un triennale a 200.000 euro a stagione l'affare sponda granata potrebbe andare in porto e Montalto tornare all'ombra della Rechi. Dovrebbe restare Francesco Orlando, sfortunatissimo attaccante ex Vicenza, che non ha ancora debuttato in campionato e chissà che contro il Palermo per lui non arrivino i primi minuti ufficiali con la maglia della Salernitana. L'attaccante di proprietà della Lazio, che dovrebbe confermare anche nella prossima stagione il prestito al club granata. Molto dipenderà anche dall'assetto tattico che Colantuono intenderà adottare. Orlando potrebbe rilevare Sprocati, destinato a partire, sia perché su di lui c'è l'interesse di diversi club, Empoli, ma non solo, sia perché il suo contratto scadrà tra un anno e per ora non sono neanche cominciate le prove di rinnovo. In mediana invece sarà caccia di un nuovo regista. A Colantuono piace e tanto del Pinto del Benevento. Il laziale Davide Di Gennaro resta il sogno nel cassetto. In difesa poi sarà caccia ad un portiere, piacciono Belec e Gomis, e ad un centrale possibilmente di piede sinistro. A spulciare i nomi che circolano è del tutto evidente che con il club sannita potrebbe innescarsi un interessante ping pong di mercato, considerando anche la partenza, data quasi per fatta, di Alessandro Tuia proprio nel club del patron Vigorito. Allora, gli argomenti entrano subito nel vivo con Vito Giordano, al netto di quella della risposta classica. Vito, è chiaro che poi dipende tutto da quella che è la famosa asticella, cioè da che campionato si vuole fare. Mi potresti rispondere va bene Platini oppure va bene Zico, dipende dal campionato che uno vuole fare. Al netto di un campionato sicuramente migliore, perché se tutto va bene abbiamo fatto un campionato uguale a quello dell'anno scorso, e se tutto va bene significa dover battere il Palermo e non sarà affatto facile, ma insomma punti punto più punto meno il campionato è anonimo come dello scorso anno. La domanda che ti faccio, partendo dai rinforzi, Montalto del Pinto, perché ho parlato di asse di procuratori? Perché Montalto, di proprietà della Ternana, un altro anno è già stato a Salerno, che tu proprio hai portato a Scafati, attaccante giovanissimo, lo hai scovato, Montalto e del Pinto hanno lo stesso agente, Gerry Palomba, che pure aveva lavorato ai fianchi per la Salernitana per altre operazioni, se non sbaglio aveva anche Ragusa, Gerry Palomba, Ragusa ce l'aveva Sorrentino.
Sorrentino. Sorrentino, Gigi Sorrentino. Sì, sì. Comunque, Montalto è un profilo giusto per alzare l'asticella, Vito? O allora, andresti su qualche cosa? Allora, Montalto io sì, lo prenderei perché è un 88, viene da tanti infortuni, perché a Salerno ha avuto degli infortuni. È arrivato con Nicola Salerno, ma io quando stavo a Scafati a Fabiano dissi: guarda, ho preso questo giocatore qua, e lui purtroppo aveva degli attaccanti di Napoli e aveva ragione. Io ve lo vedo bene in questo, perché lui è un cattivo, è una tecnica forte, è anche maturato, forse maturato molto, ha messo la testa su perché era un bizzarro, sì, perché aveva delle qualità, è un sinistro che micidiale, sapeva anche battere bene le punizioni al limite, però è diventato cattivo sotto porta. E questo sì, lo dice la lunga, un giocatore che fa tanti gol, che poi la Ternana quando non gioca a Montalto vede proprio, si vede il vuoto dell'attaccante, anche perché il collettivo, come diciamo, per costruire una squadra ci vuole un grosso collettivo, dipende tutto dei singoli. Ma Vito, dipende... Montalto che prima punta è? Da 4-3-3, da 4-4-2? No, Montalto può fare anche la seconda punta, perché nasce mezza punta, nasce lui, può fare il centravanti di manovra, può fare la seconda punta, può fare... Ma lo vedi in un contesto tattico quale? Un 3-5-2. In un 3-5-2? Sì, 3-5-2, che poi possa diventare anche un 4-2-3-1. In un 3-5-2 come prima punta o come seconda punta? Uno di tutte e due. Perché ci vuole un'altra punta. Nel servizio, infatti, stavo arrivando. Nel servizio ho parlato di Montalto e Lamantia. Li vedi ben assortiti? Sì, perché uno è forte fisicamente e un altro tecnicamente. Sono forti tutti e due, riconosco tutti e due. Sarebbero una buona coppia, cioè si compenserebbero. Ottima coppia. Allora, io vi dico... Con Merchione andava bene. Anche con Merchione. Ti dico e vi dico che Colantuono aveva messo gli occhi su Lamantia, l'Entella naturalmente ha provato a trattenerlo, e l'operazione... Ma c'è anche la complicità di che l'Entella si retrocede. Esatto, appunto. Montalto con questo Fabiani da tanti anni, perché l'ha avuto Fabiani a Messina. L'operazione diventa interessante. Queste sono operazioni valide, di andare a prendere quei giocatori che magari stanno retrocedendo, oppure hanno sono società giocatori che fanno, devono necessariamente sfoltire dei contratti onerosi per una categoria inferiore, e allora andare a prendere quei giocatori che comunque sei stato capace di renderti conto che hanno fatto comunque bene anche in una stagione nata storta. Del Pinto invece, Vito, ma Del Pinto lo vedo, non è il classico centrocampista centrale. Io lo vedi più mezzala? Più mezzala, sì, perché Auteri a volte l'ha fatto giocare anche Benevento, anche sull'esterno, però non è un esterno, è un centrocampista che, come dire, un po' più forte fisicamente, ma è un Rosina un po' arretrato, che parte con meno qualità. Tecnicamente è bravo, comunque è un mio amico, tra parentesi. Ti strappo una ma chicca. Ci vogliono sempre le di buon grado un Iori. Sì, te l'ho detto prima, per me il giocatore fondamentale di questa categoria, di questo campionato, Iori è un giocatore che può far salire. Gioca nel Cittadella, va benissimo, ma se giocassi nel Frosinone, nel Palermo, nella Salernitana, dà molta qualità, esperienza, detti tempi, ed è un giocatore che è stato consolidato anche in Serie A, ha giocato nel Chievo, è un giocatore che sicuramente a Salerno potrebbe avere grande soddisfazione con un pubblico e una società. Qua vogliono di tutti a Salerno, si mangia bene, la città è bella, il pubblico vogliono di tutti, perché i giocatori a Salerno... La società è solida, perché poi, diciamo, l'una bisogna dire l'altra. La società è solida, non ha debiti, non... Magari litighi fino al giorno prima sul quanto mettere sul contratto, ma nel momento in cui c'è la cifra sul contratto viene onorata. Sicuramente. Neanche questo deve diventare uno specchietto per le allodere, a dire noi paghiamo il fatto che si pagano è una cosa giusta, ma che va fatta, non è normale, niente di trascendentale, il problema è chi non lo fa. Noi invece non ci fermiamo solo per un attimo, andiamo in pubblicità, subito dopo i comunicati commerciali della seconda parte di Zona Mista News in compagnia di Vito Giordano, per parlare ancora di mercato ma anche di Palermo, di Salernitana Palermo, in programma venerdì prossimo.
8 minuti alle ore 21 in diretta su TV Oggi Salerno, la seconda parte di Zona Mista News, primo appuntamento della settimana, ultima settimana di Zona Mista News, il campionato che volge al termine. Venerdì la partita con il Palermo, che non ha nessun significato se non quello di onorare il campionato, così come ha fatto la Salernitana anche quando, come è giusto che sia, anche quando aveva la salvezza in tasca prima e anche l'aritmetica dopo. Lo ha fatto col Perugia, lo ha fatto con l'Entella, lo ha fatto anche a Foggia pur perdendo, perché ha rialzato la testa nel secondo tempo. Una partita, un finale di stagione in cui è emerso il carattere, la qualità di un centrocampista. Stavamo parlando di centrocampisti con Vito Giordano, anche in prospettiva futura si parlava del playmaker, ma sta venendo fuori un Akpak Pro che può essere davvero un punto di partenza per il futuro. Vito, ci punteresti? Io sì, perché si è recuperato alla grande un giocatore che faceva 70 metri da terzino ad ala. Era un cursore a Tolosa. Giocava. In un certo senso si è visto a Foggia, perché poi quando prende il passo, quando prende la gamba, recupera, la pure, è un grande recuperatore di palla, sì, per cui se si adatta a centrocampo con un giocatore sistematicamente, che dicevo io, quello che detti tempi, quel playmaker che dà tempi e dà personalità, ma dà anche... Questo potrebbe essere un giocatore che sicuramente valorizza anche la squadra, perché poi il tipo squadra che si deve fare, non si possono prendere tutti i nomi o cose. Ecco, questa mi piace, questa caratteristica di prendere questi giocatori che vengono fuori, che hanno fame, un po' un meccanismo che si usava negli anni passati, lo usava molto il compianto amico mio presidente, che gli ho voluto bene, Antonio Sibiglia. Diceva: io prendo gente che ha fame, e oggi la fame ce l'hanno pochi nel calcio, per cui anche questa è una qualità, perché se la squadra lotta fino all'ultimo, il popolo italiano, il pubblico di Salerno è onestamente lo dice, l'ha detto la storia quando hanno applaudito quel campionato che hanno fatto con Dario Rossi, tutti i giovani, certo, sconosciuti. È vero, o sconosciuti o giocatori che erano retrocessi. Parlavamo prima di Lamantia, parlavamo di Montalto. Mi piace questa caratteristica, questo di andare a rubare calciatori, scovare i calciatori che fanno comodo anche a noi. Continuiamo ad avere problemi di internet, ma siamo sia su social sia sul sito internet, lo leggiamo anche se non siamo in grado di abilitarlo, ma naturalmente lo leggiamo e lo abiliteremo quanto prima. Enzo M ci scrive e ci chiede al nostro sito internet tvoggisalerno.it, link zona Mista News: buonasera, un centrocampista che mi piace molto è di proprietà dell'Atalanta, in prestito a Pescara, Luca Valzania. Sì, con Akpro farebbe una grande coppia. Al Benevento invece chiederei Viola. Quindi Akpro, Viola, Valzania, che ne pensa il direttore? Penso più su Viola. Più Viola che Valzania? Sì, sì. A me Valzania non dispiace. Non dispiace, Viola. Però Viola è un giocatore che ha fatto... Anche perché credo che Viola il Benevento non te lo dà. Non te lo dà. Perché se Benevento è sceso vuole ritornare. Esatto. Del Pinto ha giocato poco. E quindi è facile che possa prendere... Potrebbe prendere Mamusciai, perché è anche di... Però Mamusciai, la Salernitana nell'ultima battuta, lo ricorderai, a Milano, aveva tentato il colpo. Ma non è un centrale. Attraverso la Lazio, ma su Mamusciai... c'era una richiesta altissima del Benevento, forse. Però non ha giocato poco, ha giocato poco. C'è il procuratore che è amico della famiglia salernitana, Giuffredi, penso che si può anche fare. A proposito di Giuffredi ha tanti giocatori sotto contratto. Ottimo procuratore, grande amico mio, e lo conosco da quando faceva l'esperto anche osservatore. Anche io lo conosco per ovvi motivi di lavoro, e ti dico che Sprocati lo manderà via. Sei dello stesso avviso? Sprocati, la Salernitana lo perde, adesso bisognerà vedere con che formula. Sprocati ha ancora un anno di contratto con la Salernitana, ma io credo che il campionato prossimo Sprocati non sarà nella Salernitana. Io non penso che lo perde. Dobbiamo vedere che cosa fa la Lazio, perché altrimenti ci potrebbe essere l'occasione che va la Lazio, va in ritiro e poi potrebbe potrebbe ritornare a Salerno, però con un contratto di Serie A. Però io so che Sprocati punta ad andare a giocarsi la chance in massima serie. Lo so, ma oggi non è facile. Empoli, sì. Se l'allenatore richiede questo calciatore che gli piace, che è un ottimo allenatore che ho conosciuto a Roma, sicuramente dovrà sistematicamente Inzaghi cambiare. Dici? Eh? Inzaghi?
No, Andreazzoli. Andreazzoli dell'Empoli, sì, ok. Sì. Se va lì deve poi sistematicamente cambiare modulo di gioco, perché sta giocando un 4-4-2, perché Caputo deve giocare un 4-3-3. Certo. Può darsi che l'idea di questa idea, allora deve cacciare. Perché Sprogati è il classico calciatore nel 4-3-3. Sull'esterno sinistro, sì, converge a centro e fa gol. Altrimenti lo perdi. Bravo. Potrebbe andare a Bologna anche in questo sistema. Vero. I giocatori si devono prendere e si devono utilizzare per le loro caratteristiche. Prendo un giocatore che è bravo della Sinana, ma che non serve nel contesto. Io ve lo vedo anche nella Lazio, a fianco a Immobile. Sprogati. Seconda punta. Però ti stai contraddicendo. Sì, ma sto contraddicendo che se può darsi pure che gioca il brasiliano a sinistra e fanno il 4-3-3. Felipe Andrews, dici? Sì. Sprogati, Felipe. Cioè, secondo te Sprogati è da... Ma no, dico, è un'ipotesi. Dico che se la Senana lo deve perdere per una somma abbastanza notevole come quota, è giusto che lo venda a un'altra società. Ma se lo devono a prendere una squadra che no, lo prende Lotito, se lo porti Lotito, se lo vede e poi lo gira. E poi deve ritornare altro tasso. Io aggiungo, ma è proprio necessario, no, se proprio devi alzare l'asticella... Allora, io ricordo Lotito due anni fa che anche disse capire... noi non abbiamo venduto Code e Donnarumma, non l'anno scorso ma due anni fa, significa che stiamo puntando, e per certi aspetti, perché se tu hai un patrimonio e te lo chiedono e tu lo mantieni, già dai un segnale. Ora, in questo momento il patrimonio da tutelare qual è? Il patrimonio da tutelare è l'allenatore, che come vuole giocare. Se gioca un 3-5-2 Sprogati è giusto, lo devi cedere. Questa è l'idea, perché se mi dicono che lo vuole cedere, è quello. Ma se Cannavacciuolo gli serve come 4-3-3 o 3-4-3... Ma io non credo che sia tanto 41, io credo che sia più Giuffredi che lo mandi altrove. Capito, perché forse nel sistema di gioco che funziona qui con 41 non dà quelle grandi possibilità, perché deve le sue caratteristiche di saltarsi e di giocare con una copertura a centrocampo, che noi non abbiamo mai avuto, perché abbiamo avuto il terzino Vitale, che è più offensivo. Vero. Perché non dovevamo giocare con un 3-4-3 e mettere a mediano un giocatore che lo sostiene. Poi i sistemi li fanno i calciatori e la società in questo momento, che ha tempo per materiale, per innanzitutto per far rimanere i calciatori, che servono. Prima cosa, il primo incubo dovrebbe essere l'allenatore. Rimane o non rimane? Così si può operare in sintonia e cercare di fare anche una in relazione a quella che è il suo credo tattico per metterli a disposizione. Metterci anche, giustamente, perché se è stato preso l'anno scorso in corso, non ha avuto questa possibilità di prendere alcuni calciatori per motivi, altri via dicendo, economico, non si potevano prendere. Oggi c'è la possibilità Sinana di avere un'apertura più larga, di prendere giocatori che effettivamente la Sinana può usare nel sistema di gioco che è congeniale a Colantuono, perché è lui che deve decidere chi deve rimanere e chi non deve rimanere, se rimane. Se non rimane, allora cambia tutto. Pensi che Colantuono abbia questa forza? Io penso può rimanere, perché sicuramente... No, abbia la forza di decidere chi resta e chi parte? Penso di sì. Per il pedigree dell'allenatore? Sì, perché ha dimostrato di essere un uomo di grande personalità. Questo è vero. Personalità, carattere, e col lavoro ha dimostrato di... che sono stati anche momenti particolari, la Sinana si è rischiata anche l'esonero, voleva andare via, sì, ha fatto, col Parma, io dicevo la stessa cosa, vince, se vince ad Ascoli e ha vinto rimane, se altrimenti ha avuto un'altra possibilità, i calciatori si sono messi a disposizione dell'allenatore e hanno funzionato le idee di Colantuono, perché là è stata forse anche la forza della società di sostenerlo, perché hanno fatto un patto con i calciatori che c'era da mettere più impegno, più volontà, l'approccio doveva essere diverso. E Calantuono in questo è stato bravo, devo dire la verità. Vito, ci trasferiamo per un attimo dal campo parlato del mercato al campo giocato, a quello che si deve giocare. Gli ultimi 90 minuti alla Reghi contro la corazzata Palermo, che, guarda un po', non è riuscita, sì. Cioè, in effetti l'aritmetica non la condannerebbe, potrebbe ancora, ma è pura utopia. Alla fine il Palermo andrà a fare i playoff e dovrà provare a vincere a Salerno per mantenere quantomeno quel quarto gradino del podio, che è diametralmente più importante rispetto al quinto. Che partita ti aspetti venerdì sera? Palermo viene qui per vincere, per mantenere. E la Salernitana? La Salernitana ha perso le motivazioni. Le motivazioni sono importanti nel calcio, è più motivato il Palermo, anche se ha perso una grande occasione col Cesena domenica, perché sarebbero venuto tutto Palermo
venivano parecchi palermitani a Salerno sicuramente a vedere, perché poi era la partita della vittoria e poteva essere il campionato, invece hanno perso questa grande occasione. La Salernitana farà la sua partita con le motivazioni giuste, queste quella, ci saranno qualche calciatore che ha giocato poco, lo farà giocare. Non è questo, è che i giocatori che vanno in campo sono loro che decidono le partite. Il Palermo deve decidere di bandierare, decide di giocare, di vincere la partita. Bravissimo, è stato bravo. Non come a parole o a chiacchiere, perché il Palermo fino adesso era la candidata numero uno di vincere il campionato. Certo. Ha rischiato anche il Frosinone. Ma chi ha vinto il campionato l'ho sostenuto in tante volte, anche contraddendomi anche l'allenatore che diceva che ci sta una formazione come il Brescia, come il Pescara, come... Io ho detto sempre, chi ha gli attaccanti vince. Dovremmo avere in collegamento telefonico Benedetto Giardina del Giornale di Sicilia. Benedetto, buonasera, ci sei? Non c'è, è in ritiro pre-playoff fondamentalmente. Ha cambiato allenatore il Palermo. Ha cambiato allenatore. Stallone. Cosa è cambiato da Tirino a Tatticamente è cambiato, 3-5-2, 4-4-2 con Stellone. Però con pochi giocatori per il 4-4-2. Sì, è vero. E con un Colorado che sistematicamente diventa il 4-3-1-2. Esatto. Perché lo conosco bene, perché è stato a Malta, a Birinkara, è stato preso dal bravo Faggiano del Trapani, Daniele, sì, un mio amico, che ha preso quel giocatore e si è rilevato un buon giocatore di categoria. Vito, come vedi questi ultimi 90 minuti in testa e in coda? Facciamo un po' le carte al campionato. Chi sarà la seconda favorita, mi pare, dal calendario, il Frosinone, a staccare il biglietto per la massima serie senza passare? Non può perdere questa occasione della vita. Non può perdere questa occasione. Chi invece farà compagnia probabilmente a Ternana e Provercelli? È un rebus. Calcio strano, come io dico che se il Palermo va nei playoff va svuotata, chi è propenso più a vincere, perché anche la squadra, è il Parma, che ha un buon ottimo organico, si è rinforzato forte. Cioè secondo te il Palermo ci arriverà a scarico ai playoff? Sì, se secondo me, e anche questo fatto qui di non aver vinto domenica trasforma e trasporta questo mentalmente questa occasione che hanno perso. Io penso che dopo l'Entella e Novara è uno spareggio, però vedo più favore di Novara. Il Novara, sì. Anche perché giochi in casa. No, siamo in conclusione, Antonio Totoni, ma voi siete convinti che rimane Fabiani? Vale lo stesso anche per lui come per Colantuono, 3 anni fallimentari del DS, Vito. Non c'è risposta, perché sicuramente la proprietà... Fabiani ha ancora un anno di contratto per bocca di mezza Roma. Cominciamo a mettere le basi. L'unico a gestire la gestione del direttore generale, lo dico francamente, senza illudere e senza svilinare, solo Fabiani. Poi in questo momento, con questa proprietà, perché c'è un rapporto di 20 anni. Lotito, se lo tiene, ha una grande fiducia. Però Lotito deve capire che deve dare managerialità, ancora più poteri, per fare la squadra. Ma i poteri ce li ha, è inutile che ci giriamo intorno, Vito. Non è un problema. Allora vogliamo parlare a carte scoperte. Esatto, diciamola. Perché i poteri manageriali, Fabiani, onestamente, sono poteri economici. È stato insignito di essere il plenipotenziario su Salerno, cioè la propaggine, il console dell'imperatore di Roma che gestisce Salerno. Ma pensa che lo sa pure Lotito. Ora il punto è che se il console c'ha un portafoglio di X lavora, poi possiamo discutere se lavora bene o lavora male con quell'X, se ha un portafoglio di X al quadrato o al cubo è un altro discorso. Ma quello che ti dicevo io, che l'ossatura in questo momento la deve fare l'allenatore. Se non riconfermano Colantuono, allora le cose... Allora, la piramide qual è? L'allenatore dice, fa la lista della spesa. Fabiani dice, in relazione a questa lista della spesa, io ho questo budget, ti posso prendere, invece che Marotta ti posso prendere Giordano. È così. Ma io sentivo pochi giorni fa sul giornale che vogliono prendere quel calciatore del Matera, ma per fare ancora... Ah sì, il croato, che lo conosco. 94, il centravanti. Ma quello ha fatto 5 anni, ha fatto 5 gol in Ternana. In Croazia ha giocato nella città sua dove è nato. Però potrebbe anche essere un giocatore che viene preso per essere girato. No, ma non dobbiamo perdere più tempo di prendere calciatori, fargli fare l'allenamento, poi semmai dare a San Benedetto. Come abbiamo fatto con Cavallo, come abbiamo fatto. Noi dobbiamo puntare su Cavalli vincenti.
Lo possiamo fare con un giovane, prendere un giovane interregionale, lo diamo in C1 e poi se invece lo troviamo in scuola, cambiare idea, cambiare sistema. Ma vado a prendere una materia che ha fatto 5 gol a portata, ma io vado a prendere in Serie B, vado a prendere a Montalto, perciò dicevo io, mi sta bene Montalto. Cioè la gente non è stupida, non è quello un ragionamento che lo faccio io, che sono addetti ai lavori, ma lo fa anche la gente, perché oggi con i social cose si aggiornano in continuazione. O no, sto sbagliando? Assolutamente, assolutamente. Grazie a Vito grazie. Giordano, come sempre, preciso, puntuale, esperto, competente e diretto, senza peli sulla lingua, come ci piace, come siamo soliti fare. Ma non fa piacere che vedo la sede in Serie A. C'è una famiglia intera mia che... C'è i miei fratelli, mio figlio che scappa a vedere in curva la partita. Anche io che ho giocato nella Serie A. Questa è un'altra brutta abitudine di qualche detrattore a gettone che quando sente che qualcuno magari muove delle osservazioni dice che sono contro. No, invece le critiche... dovrebbero saperlo. Vabbè, ma tu lo sai che cosa ho passato io? Le critiche sono fatte per far crescere. Non per ma tu far... lo sai che cosa ho passato io? Io il primo anno sono andato a Cava, chiamato dall'indimenticabile Ciccio Troiano. Ho portato Capuano, ci hanno messo questo o via. Noi abbiamo un grande uomo, abbiamo puntato a vincere il campionato, ci hanno avuto bene dopo. Io sono da Nocera, ma poi non ho fatto il direttore sportivo, io ho fatto il consulente gratis, perché io l'ho fatto per amore, per passione. Io credo che il tuo grande miracolo sia quello di Castellammare. Di Castellammare che non mi hanno dato neanche le spese. A Castellammare si è portato Blatei, sì. Benassi, sì. E tanti calciatori che oggi hanno... A Castellammare che mi vogliono bene, mi sono fatto bene perché ho dato l'anima, ho dato il cuore. E a Castellammare tu fosti l'unico a provare a tenere un signor giocatore che invece lì forse gli imputo qualcosa a Capuano, un Danna, un esterno offensivo. L'ho preso da Perugia. Che tu prendi dalla Perugia, l'ho dato a Pisa, a Braglia per far vincere il campionato a Petracchi. Me lo chiese Petracchi Gianluca, mio grande amico del Torino, che mi disse: Vito, ho sbagliato, te l'hai preso tu, mi sono preso il centrocampista, dammi due giocatori, Danna e difensore Viviani, bravissimo. Grazie ancora Vito Giordano, grazie a chi ha interagito con noi, agli amici che ci hanno seguito da casa. L'appuntamento con Zona Mista News domani sera puntuale alle 20:30 sempre su TV Oggi Salerno, solito classico tradizionale standard. Ciao. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.